Albano Carrisi dopo 30 anni ha fatto una confessione davvero molto dura rivelando un dettaglio inedito, ecco i dettagli della vicenda. Uno dei cantanti che con la loro voce meravigliosa e particolare hanno cambiato il mondo dello spettacolo italiano è lui, il grandissimo Albano Carrisi. Negli anni, infatti, il cantante è riuscito perfettamente ad insediarsi nella scena dello spettacolo, puntando principalmente al suo talento innato e alla sua competenza artistica che è davvero fuori dal comune contraddistinguendosi dal resto. Purtroppo, ha vissuto un gravissimo dramma che lo ha segnato per sempre e ha fatto una confessione circa questo argomento, andiamo a vedere cosa avrebbe detto. Originario di Cellino San Marco, paese in provincia di Brindisi, in Puglia, sin da bambino Albano Carrisi mostra interesse verso il mondo della musica, cantando stornelli pugliesi proprio nel suo paese. Divenuto adolescente, a 18 anni decide di trasferirsi a Milano in cerca di fortuna, cominciando a lavorare presso il ristorante Il Dollaro. Ed è proprio al ristorante appena citato che Albano fa conoscenza di Pippo Baudo e il produttore discografico Pino Massara che, rimasto estasiato dalla voce gli propone subito un contratto discografico, di lì a poco nascerà il brano Nel Sole che acquisirà un successo intramontabile e anche un film. Punto sul set del film farà la conoscenza della bellissima Romina Power, e rimarrà folgorato dalla sua bellezza. Nonostante l'opposizione delle rispettive famiglie, i due cominciano una storia d'amore meravigliosa e un sodalizio artistico che è impossibile dimenticare nemmeno oggi, nonostante gli anni passati. I due, nel 1998, dopo la scomparsa della figlia Ilenia Carrisi non riescono a superare il dolore e decidono di separarsi. Punto Albano Carrisi e il dolore tremendo affrontato, ecco chi gli è stata vicino. Negli anni, nonostante Albano Carrisi si sia fatto vedere sempre forte, determinato e ironico dinanzi al pubblico, ha dovuto affrontare un dolore impossibile da superare, quello della scomparsa della figlia Ilenia nel 1994 a New Orleans. A stargli vicino in uno dei momenti più brutti e tristi della sua vita è stata proprio lei, la grandissima Sophia Loren. Punto in un'intervista di Albano rilasciata al settimanale Di Più, l'uomo ha confessato che Sophia gli ha spesso dimostrato grandissima amicizia e stima nei suoi confronti. Nel dettaglio, egli ha affermato, è successo durante il momento più difficile della mia vita, ovvero quando è scomparsa mia figlia Ilenia. Sophia mi ha chiamato in uno dei giorni più tristi e io mi sono subito sentito meglio. Punto inoltre, il cantante ha aggiunto che la voce dell'amica e la sua grandezza gli hanno regalato tanto coraggio e forza di affrontare quel momento così brutto e triste della sua vita. Vi sono state tante altre occasioni in cui Sophia ha fatto sentire il suo appoggio al cantante, temevo di perdere la voce, ero abbattuto, ma anche in quell'occasione l'ottimismo di Sophia mi ha risollevato il morale. Lei mi ha detto vedrai che tornerai a cantare meglio di prima e aveva ragione.